15.000 euro spesi. 3, 2, 1. E quindi carissimi, lascio. Salve carissimi, io sono Nick Radogna e questo è il mio Capodanno a New York. In questo video, oltre a raccontarvi l'esperienza del Capodanno americano, andrò a rispondere anche a delle domande che mi avete fatto su Instagram inerenti al viaggio che sto facendo qui in USA. A questa moto e a questa bicicletta non so che cosa hanno fatto, ma noi prendiamo la metro, perché voglio andare in direzione Times Square, perché molto probabilmente ci saranno milioni di persone che aspetteranno l'apertura della palla. Eh sì, non so se lo sapete, ma Capodanno a Times Square aprono una palla piena di coriandoli. Entrare in metro è facile perché potete pagare con il contactless oppure fare così, olè, con questa carta. E pagate in base a quanti giorni volete fare. Potete acquistare il settimanale o il mensile. Pur sempre meglio di Los Angeles, dato che lì usavo sempre Uber. Molto, ma molto più costoso. In questa stazione dei pompieri stanno lavando proprio le automobili. Guardate, guardate, c'è pure una ghirlanda di Natale sopra. Qua abbiamo almeno una ventina di poliziotti. Solo all'entrata di Times Square queste sono tutte le persone che stanno. No. Ed invece mi chiede: qual è la cosa più bella che hai visto? In realtà di cose belle ce ne sono davvero tante. Se parliamo di New York, in realtà ti potrei rispondere banalmente con la Statua della Libertà. E tra l'altro io l'ho vista anche gratis, e lo potrete fare anche voi. Vedete, vedete. Praticamente adesso siamo a Staten Island Ferry, e qui c'è praticamente un traghetto che ti porta a Staten Island, che è un'altra zona di New York. Però nel tragitto marittimo puoi vedere da vicino la Statua della Libertà. Qui c'è tutta la gente che aspetta, e da qui dietro non ci resta che aspettare l'arrivo del traghetto. Wow! E a quanto pare questo traghetto lo possiamo vedere anche in Spider-Man. Incredibile, adesso ci andiamo. E possiamo anche uscire e ammirare tutta questa vista, anche se sta la nebbia, eh. Ed eccoci, lasciamo New York e andiamo verso Staten Island. Però ammetto una cosa: fa freddissimo, quindi rientro. Ma guardate che nebbia incredibile che c'è. E nel tragitto possiamo vedere altre imbarcazioni per il trasporto di merci. Eccola qua, ma quanto è bella. Peccato che oggi c'è un po' di nebbia. Ed ecco il metodo gratuito per vedere la Statua della Libertà. Hai visto quanto è costretto in segno? Metti un mi piace. In mezzo alla folla abbiamo anche il cowboy nudo. Ma come fa con questo freddo? E di mestiere prende le turiste in braccio. E siccome tutti voi ormai conoscete già i vari McDonald's, Burger King, KFC, In-N-Out, eccetera eccetera, oggi voglio portarvi in un'hamburgeria segreta. Non tutti la conoscono, e perché? Perché tutto questo edificio che vedete è un hotel che si chiama Thompson. Voi entrate tranquillamente, abbiamo anche la reception. Qui abbiamo gli ascensori per andare nelle stanze. Ma guardate quella tenda lì. Abbiamo un'hamburgeria nascosta e guardate qui. Secondo me quelli che vengono qua sono i clienti dell'hotel che dormono. Ed il locale per stare qua è molto strano, perché l'hotel è elegantissimo, mentre qua, se guardate i muri, è pieno di scritti, adesivi e tanta roba. Ci sono disegni, sticker, adesivi, addirittura fototessere di persone. E su internet dicono che l'hamburger è abbastanza buono, quindi constatiamolo insieme. C'è hamburger, cheeseburger, e una volta che lo selezionate potete dire tutti gli ingredienti da mettere dentro. Ed eccolo qua il nostro panino, bello incartato. Loro lo hanno preparato con cura ed edizione. Ci siamo accomodati qui, la nostra vista del locale è questa. Questo è il nostro cheeseburger. Guardate il formaggio come filante. Lo apriamo per controllare un po' la situazione. Pomodoro, insalata, cipolla, cetrioli e tanto altro. Uno dei panini più buoni mangiati qua in America, e secondo me ci sta alla grande. Si vede che la qualità degli ingredienti non è come quella dei fast food, e questo lo sento soprattutto dalla qualità della carne. Si vede, no? Guardate com'è bella. Ovviamente per la qualità si paga, e per questo cheeseburger e per una bottiglietta d'acqua abbiamo speso $16. Però che carne, signori! E molto probabilmente questo sarà anche l'ultimo hamburger dell'anno. E quindi secondo me è un'ottima esperienza, un buon panino da mangiare, ma insomma, dov'è che lo trovi un fast food dentro un hotel di lusso? E parlando di hotel, questo qui è l'Hotel Plaza, l'hotel in cui Kevin di Mamma ha perso l'aereo incontra Donald Trump. Che storia. Solo che per dormire una notte qui devi spendere almeno $1500. Nemmeno su GTA ce li ho io. Mattia Fantoni invece mi chiede: secondo te l'America è più bella dell'Italia? Allora, secondo me, se ami i film, i negozi, i fast food, le serie TV, gli eventi sportivi ed il senso di libertà, forse è meglio l'America. Però se ami la cultura,
cultura, l'arte, l'alta cucina, soprattutto quella gourmet o proprio la cucina delle nostre nonne, assolutamente meglio l'Italia. E quindi, siccome io amo sia l'America che l'Italia, penso che farò un po' e un po'. Silvano Buso invece mi chiede: cos'è la cosa che non ti è piaciuta? Forse ti direi la sicurezza, perché trovi troppe persone che sembrano pericolose. Poi, considerando il fatto che le armi qui siano legali, tutto ciò mi spaventa, perché non si sa mai, magari qualcuno impazzisce, inizia a sparare a bambera. In realtà questo succede, però only in Ohio. Ma qui abbiamo anche l'Apple Store. Per entrare nell'Apple Store bisogna scendere le scale, ed eccoci qui, stanno gli alberi, gli specchi e ovviamente tutti i dispositivi Apple. Per quanto riguarda l'arredamento, la natura presente qui mi sembra il paradiso. Marco Trente invece mi chiede: quanto hai speso per il viaggio? A fine video vi faccio un po' il recap di tutto. Comunque è assurdo che negli Apple Store ci sia una tipa che spiega alle persone come modificare le foto dalle impostazioni. Sta cosa la faccio pure io, però ai parenti. E comunque sta cominciando a piovere, bel capodanno che ci stiamo facendo. Comunque mi chiede Fabio Rondi: una cosa che non tutti sanno dell'America? Beh, una cosa che non tutti sanno di qua, di New York, è che oltre alla classica Statua della Libertà c'è anche una che dorme. E adesso sono a Jersey City, ragazzi. Guardate, guardate che vista incredibile. E potete vedere una Statua della Libertà che dorme. Bellissima, si sta per riposare, anzi si sta riposando in questo momento. È bellissimo, si può toccare, io mi sono fatto anche una fotografia che metterò su Instagram. E per chi ama i piedini, ecco qua un bel primo piano della Statua della Libertà. Avete visto? Ce ne sono tante, ok, quella famosa è una, però ci sono anche delle variazioni. Bandiera americana, ma guardate lì che c'è. Abbiamo qui il negozio della Nintendo e ora gli andiamo a dare un'occhiata. Entriamo ed eccoci qui, abbiamo due rappresentazioni di Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Mentre da questa parte praticamente abbiamo tutta la parte legata al merchandising, infatti qui abbiamo una maglietta di Mario, giriamo, 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 ci sono anche i peluche, guardate qua abbiamo Super Mario ed ovviamente ci sono delle postazioni in cui giocare. Lì c'è la cassa, ma se saliamo da qua c'è qualcosa di più bello. Abbiamo dei pupazzi giganti di Luigi e Todd, ma guardate quest'asta, perché fino in alto c'è Super Mario che mantiene la bandierina. Ma non è finita qua, perché se camminiamo avanti abbiamo anche la statua di Link di Legend of Zelda. Sì, ok, ci sono gadget, magliette eccetera, ma guardate qui, c'è un po' di storia. Abbiamo un bel po' di console old generation, infatti qua abbiamo il GameCube, abbiamo il Nintendo 64, il Virtual Boy, abbiamo il TV Game, ma che sono? Sembrano tipo i telefoni fissi. Mentre da questa parte abbiamo un po' di Nintendo DS e guardate qua, abbiamo pure il Game Boy. Il primo Game Boy, sì, ma non la prima console portatile, perché qui ne abbiamo tante, ma tante altre uscite in passato. E pensate che tempo fa avevano esposto qui un Game Boy che era sopravvissuto ad una guerra e funzionava ancora. Salutiamo Pikachu. E abbiamo altre postazioni gaming, tra cui questa qua con lo schermo gigante in cui i ragazzi giocano e si divertono. Ma guardate qua, abbiamo tutti gli Amiibo. Se questi li collezionate tutti dovete vendere un rene. E ciliegina sulla torta, se voi vi mettete qui in questa postazione e parlate al microfono potete interagire con Super Mario. Però io gli ho fatto una domanda in dialetto e non mi risponde. E va bene, usciamo anche da qua, esperienza top. Se amate la Nintendo è il posto che fa per voi. Io non tanto, perché non me ne Nintendo. È arrivata la sera e adesso cena. Ed eccoci qua, sono prontissimo con Pierar Meglio a festeggiare il capodanno newyorkese. Io ti vedo già bello arzillo, no? Sì, ho iniziato alle 6 di pomeriggio, mezzanotte italiana, a festeggiare. Giusto. E continueremo fino a domani mattina. Esatto, perché noi abbiamo 6 ore di differenza, no? Bisogna dirlo, eh? Quindi festeggiamo doppio. Tra l'altro noi siamo situati in una bellissima zona di Manhattan. Bellissima. Vai, vai, andiamo, vediamo fuori la vista. Olè, guardate, questa è New York City. Il giorno di capodanno, proprio il 31. Iniziamo con questi antipasti, giusto per iniziare bene. Qua si taglia il tortino napoletano, eh. Lo sai cucinare questo? Sì, a occhi chiusi. Mangiamo il casatiello napoletano. Molto buono, mi sento a Napoli. Qua ovviamente si continua a mangiare, ma mancano 12 minuti, eh. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4. E questa è New York! Però vedete,
vedete, non è come Napoli. Io non vedo i botti, non vedo niente. Ed ovviamente la tavola si riempie di dolci. Abbiamo i macarons, abbiamo le lenticchie, che non sono dolci ma portano soldi, almeno così dicono. E poi abbiamo questi dolci belli tipici, belli buoni. Invece a Times Square questa è la situazione, ma magari ci andiamo dopo, non lo so, meglio di no. Guardate quanta gente. Vai Piero, brindiamo, brindiamo. Cosa vorresti dire ai giovani per quest'anno? Siate giovani per sempre. Bravo, bravo. Auguri. Giorno successivo, siamo qua a Times Square, ovviamente sempre pieno di gente, però non ci sono le restrizioni del 31, in cui ci sono le transenne, un sacco di gente. Tra l'altro hanno smontato tutto, anche il palco. Difatti qui non troviamo neanche la palla che si apre a mezzanotte. Ieri semplicemente ho continuato a mangiare, ho mangiato pure il tiramisù e poi sono andato a dormire. Tra l'altro stanno chiudendo Times Square e c'è scritto che c'è una scena del crimine, non attraversare. Però io non vedo nulla. Attraversiamo la strada, guardate quante persone che stanno, ma adesso credo sia arrivato il momento di rispondere alla fatidica domanda di quanti soldi ho speso in questi 3 mesi in America. Diciamo che per rispondere alla domanda dobbiamo considerare alcuni fattori. Le spese di cui stiamo parlando vanno ad includere i mezzi di trasporto, il cibo, alloggi come hotel ed Airbnb e gli eventi a cui sono andato. Quindi in totale avrò visitato 6 città diverse. Calcoliamo tutti i voli, tutti gli alloggi, tutti gli hotel, tutti gli Uber presi, gli abbonamenti delle metro, pullman, eventi sportivi, cibi che provo in ogni singolo video. Più o meno quanto avrò speso? Beh, ho fatto il calcolo, mi sono messo a piangere quando ho visto il risultato e più o meno siamo a 15.000 euro spesi. Bene, ora sto piangendo e mi vado a consolare con una ciambella. Ed il posto che volevo farvi vedere delle ciambelle è questo qua, che si chiama Krispy Kreme. Innanzitutto per entrare adesso ci tocca fare questa fila incredibile che non finisce mai. Ci siamo, finalmente si entra. Da qui abbiamo un po' di merchandising, ma noi dobbiamo fare questo percorso per ordinare le nostre ciambelle. E vedete quel coso là? È tutto collegato a questa striscia rossa che porta fino a quel vortice. Ed il bello è che nel mentre possiamo vedere tutti i procedimenti per fare le ciambelle. Queste sono tutte le ciambelle in cottura. Una volta che salgono da qui vanno a finire in questa piscina d'olio per poi essere fritte. Infatti guardate i risultati: belle fritte, belle calore. Una volta fritte invece vanno sotto questa glassa zuccherosa, infatti va tutta sopra le ciambelle. E dopo appunto essere riempite di glassa scendono da questo percorso, infatti guardate, guardate, guardate. Vengono penso riempite di zucchero a velo, non lo so. L'abbiamo presa, eccola qui, l'abbiamo pagata 2,60. Ci sta. Ed eccola qua. Allora, giudicare dei colori sembra una classica ciambella natalizia. Infatti vediamo il rosso, il bianco e il verde. In realtà poteva essere anche dell'Italia, eh. Il marrone perché noi siamo sempre nella cacca. Ok, questa me la potevo risparmiare, ma proviamola subito. Devo dire, io non sono un grande fan delle ciambelle, ma è sicuramente meglio delle famose catene come Starbucks o Dunkin' Donuts. Ci sta, adesso me la finisco tutta. E sento tutto lo zucchero che scorre nelle mie vene. E mi sono reso conto che con questa luce qua sembro un santo. Guardate, ho pure l'aureola. E quindi, carissimi, il video di oggi termina qui. Questo è stato il nostro capodanno a New York City. Io vi auguro un buon 2023, vi auguro di raggiungere tutti i vostri obiettivi, di esaudire tutti i vostri desideri e sogni, ma non fate affidamento alla fortuna, perché siete voi che dovete andare dalla fortuna, perché la fortuna aiuta gli audaci. Mamma mia, meglio di Mattarella. Che bello che tutti mi guardano mentre registro, è un po' emozionante, devo dire. Scherzi, in realtà mette molto disagio. E quindi, carissimi, lascio... Yeah, boy, you already know we jacking big NBA out here. This is my heart, You want to say something to my Italian fans? Yo, this is Nick, man. Nick need to go viral. You gotta, it's a YouTube channel. Yeah. Yo, subscribe to his YouTube channel. Say Happy New Year to Italians. Happy fucking New Year. Everybody that's looking at me in this video, Happy New Year. Succede questo e altro, insomma. Quindi, carissimi, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanella. Se vi va, seguitemi anche su Instagram. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao carissimi!